Eh sì, lo so, lo scorso episodio è stato un pochino particolare, dato che ho fatto solo il rango B e il rango A senza fare nessun'altra missione principale. Però il rango B era necessario in quanto casa di Pierre è bloccata e non ci posso andare senza il rango B. Allora ho pensato, facciamo anche il rango A, tanto che ci stiamo. Infatti l'ho detto anche nello scorso episodio, un episodio in più, un episodio in meno della serie. Non cambia nulla, perché ne avrei speso comunque sia un altro per fare solo il rango A. Quindi ho preferito farlo ieri, quindi rango B e rango A insieme, e poi dopo, appunto, continuare oggi con la storia. La signora Vincent, non so, dovrebbe chiamarsi Vincente, Vincenti, Vincenzo, Vincenzi. Non so come si chiama Pier di cognome. Ha detto comunque sia che più tardi ci porterà qualcosa da mangiare. E se avete fatto caso, lei è la classica Pierre, ha la classica famiglia ricca giapponese. Il padre che sta sempre al lavoro, la madre che è sempre a casa, beh, bene o male le mamme giapponesi passano molto tempo a casa. È strano ma vero, non capisco il perché comunque sia. E la vasca è piena, questa è una cosa a parte. Però portano gli occhiali, hanno acconciature da donne di mezza età. O comunque sia, sembrano donne di mezza età, mentre il figlio è straviziato, straricco, ha sempre tutti i videogiochi possibili e immaginabili, e ha un mega schermo al plasma in camera, una console che dovrebbe essere in realtà la Wii U, ma non è perché in realtà è una PS4. Abbiamo anche dei fumetti. Comunque sia, è classico personaggio ricco degli shonen per bambini. Quindi non sono shonen, sono Kodomo, vabbè, è un'altra questione. Comunque sia, buttiamoci nella storia, che è anche ora. Ehi Nate, perché ci hai messo così tanto? Mio padre mi ha dato un paio di pass per il museo. Andiamo al museo, ma certo! E infatti, come ho detto, appunto, sempre nello scorso episodio, perché lo scorso episodio è sempre quello dove spiego tutto quello che si andrà a fare nel video. In questo caso nel prossimo, cioè questo. Andiamo al museo e andiamo appunto a combattere contro Phantasmurai. E qui si sblocca anche Traspec. Oh, finalmente si sblocca Traspec. È una cosa stupenda. Non tanto perché ci servirà comunque sia Traspec. Però, oh, intanto. Vai, la macchina da corsa, guarda, facciamo a gara. Superato! Sì, però dove sto andando? Entriamo al museo. E Pier, dov'è? Pier! Ah, sei a vedere il dinosauro. Eh beh, sì. Che poi c'è gente che dice che i dinosauri in realtà sono finti. Ma io ci credo o non ci credo ai dinosauri. Sono a metà. Ci credo e non ci credo. Alcuni secondo me sono falsi. Alcuni dinosauri per me davvero sono falsi, altri invece sono veri. Però quali? È quello che. Questo non so io. Perché sono convinto che alcuni siano falsi. O meglio, diciamo che non tutti i reperti sono veri. Diciamo così. Magari sono tutti veri dinosauri, quelli che vediamo, quelli che dicono che siano esistiti. Però non tutti quelli esposti nei vari musei sono veri, ecco, diciamo così. Questo è quello che in realtà penso. Una stella che gira. Sì, ma a me la storia non interessa, questa parte ragazzi è noiosissima, perché perdiamo solo tempo con Pierre che ci spiega cose. La vera cosa da fare in realtà è andare qui dentro. E ancora non possiamo. Poi lì c'è un bambino che vuole giocare a nascondino, credo. Pierre, allora che mi dici? Io voglio restare la notte, sì. Mi sono proprio divertito. Sono questi gli hub intelligenti che ci renderanno più interessanti. Spero che mio padre abbia ragione al riguardo. Purtroppo non sono riuscito a trovare quello che stavo cercando. Di che si tratta? Ultimamente girano delle strane voci sul museo. Uno degli oggetti in esposizione andrebbe in giro per il museo da solo. Davvero, che strano. Chi sarà mai? Tu che ne pensi? L'armatura che si muove da sola non ha benché minimo senso. L'ha vista con i miei occhi. Sembrava che mi scrutasse dal lato opposto della sala. Ah, beh, se l'ha vista tu. Mi dava i brividi. Oh, Dio cielo! Mi dava i brividi.
E sentite, questo è l'indizio che speravo di trovare. Un'armatura mobile, immagine segrete che nasconde al suo interno. Non ti esaltare, Pierre, perché non nasconde niente di che. Qualche giorno fa ho letto un articolo su questi parapsicologi. Provano a usare la scienza per svelare fenomeni soprannaturali. Tipo i Mythbusters, non Ghost. I Mythbusters sono una cosa un po' diversa. Se esiste roba del genere, voglio vederla con i miei stessi occhi. Non puoi, perché è uno yokai. La storia dell'armatura con il topo dentro, perché tutti quanti sappiamo chi c'è dentro, chi è Fantasmurai. È un topo fantasma? Come funziona? Non ho mai ben capito Fantasmurai, sinceramente, che tipo di yokai sia. Ecco perché Pier fremeva dalla voglia di visitare il museo. Non voleva acculturarsi per far colpo sulle ragazze, c'era anche dell'altro. Voglio sapere di più su questa armatura, potrebbe trattarsi di uno yokai. Vedete qua Whisper, l'ho detto già anche in un altro episodio, Whisper qui è più convinto che ci siano gli yokai dietro ai vari problemi che affliggono le persone. Nell'anime no, a me questo mi fa davvero incavolare. Perché vediamo, qua vediamo un Whisper sicuro proprio. Oddio, che dovevo fare? Non c'è neanche un insetto ed è stata potata molto bene. Cosa? Ma perché me le fa controllare? Ecco qua Pierre, dobbiamo incontrarci con lui. Salve Pierre. Perché ci hai messo così tanto, Nate? Su, entriamo! Comunque non riusciremo a entrare dalla porta principale. Dividiamoci e cerchiamo un altro modo per entrare. D'accordo, sei tu il capo. Ma guarda, non avrei mai immaginato che si potesse entrare con Traspec. Stavo pensando a un'altra cosa, non era Traspec, comunque sia. Che ha questo specchio che non va? Sai, Nate, quello specchio è Manonaura. Trovato un'entrata secondaria? Che ci fai qui a guardare questo specchio vecchio? Wow, che cos'è? L'hai visto anche tu? In realtà è l'entrata secondaria per il museo. Allarmi laser messi proprio a caso. Dove ci troviamo? Sembra che siamo da qualche parte del museo. Impossibile, eravamo fuori qui un attimo fa. Cioè, è appena successo, quindi non può essere impossibile, ma com'è successo? È quasi come una specie di cunicolo spazio-temporale. È possibile passare attraverso i muri tramite l'effetto tunnel, perciò... Non era benché minima idea, vero? Ehi, Whisper, credi che sia opera di uno yokai? Direi di sì, deve esserci lo zampino di Traspec. È capace di spostare gli oggetti da uno specchio all'altro in un lampo. Per gli umani gli oggetti divenuti yokai rimangono semplici oggetti. Quindi quello specchio davanti al museo in realtà era... Te l'ha appena detto, Traspec. Oh, eccolo! Mi chiamo Traspec, sono lo yokai residente nel museo, per così dire. Vi ho teletrasportati qui perché vorrei chiedervi un favore. Sembra essere nei guai, diamogli un orecchio. O meglio, quattro. Ultimamente come se si verificano degli strani fenomeni. Uno degli oggetti esposti vaga di notte facendo un rumore terribile. Mi sveglia di ogni notte e non desidero altro che un po' di riposo. Ma sospetto che dietro tutto questo ci siano yokai, comunque. Gli specchi come me sono piuttosto fragili. Non potrei fermarlo da solo. Capisco. C'è un yokai misterioso che disturba la quiete e sembra un lavoro per noi. Andremo a aiutarlo a proteggere le opere della sua casa, Nate. Proprio così. In pratica siamo finiti in questo museo per via di una coincidenza astronomica. La porta è ancora chiusa a chiave. Bisogna trovare una via di uscita, ma non ora. Prima dobbiamo scoprire cosa c'era dietro quell'armatura. Comunque non c'è nessuna armatura quando siamo stati qui prima. Forse nel cavo è lì che si trovano le opere non esposte. La sicurezza del museo sembra essere gestita da quel marchingegno lì. Vediamo se riesco a eludere i protocolli e disattivare le misure di sicurezza. Intanto, Nate, potresti trovare la chiave del cavo? Non ho mai visto Pierre così su di giri per qualcosa di diverso dagli insetti. Dobbiamo agire di squadra per trovare quello yokai e proteggere il museo. Bisogna trovare un modo per stare alla larga dei sistemi di sicurezza. Me ne occupo io! 3 e 4? Wow! Se mi servirete il mio potere, vedrete che filerà tutto liscio. Possiamo spostarci nel museo nello stesso modo in cui siamo entrati. Se Traspec ci teletrasporta in giro, troveremo la chiave di un lampo. Ottima idea! E allora,
Pierre, tu intanto eludi i sistemi di sicurezza? No, aspetta. No, non fuori. Oh, capisco, capisci? Ok, intanto allora cerchiamo... Eccolo qua, il primo. Aspetta però. Dunque, quindi io qui non... Oh mio Dio! Perché Zomba fuori dalle opere? Zomba, sì, salta fuori sarebbe. Dialetto marchigiano ogni tanto esce fuori. Castellius II è un bellissimo yokai. Mi piace perché è argentato. A me il colore oro non piace. Mi piace più il colore argento, quindi il colore argento. Senza la R. Il colore argento, più bello del colore oro. Però giocavo di più a Pokémon Oro, anche perché era l'unica cartuccia che avevo di Pokémon della seconda gen, quindi... È un po' una cosa controversa quella che sto dicendo, ma... Beh... Era così che andava a quel tempo. Lì c'è Benkei che mi scruta. Vuoi teletrasportarti? Oh yes, baby! Teletrasportiamoci in tutti i posti possibili con te, teletrasportarsi, ok? E c'era un altro qui. Andiamo. Dovrei uscire dietro a Pierre in teoria? Credo, non ora dico. Al prossimo, forse. Perché... Amuleto antivento, perché stiamo per finire i traspack con cui è possibile teletrasportarsi, quindi... Non ci tengo a combattere particolarmente contro gli yokai, perché tanto tra bene e male ce li ho. C'ho un livello abbastanza alto, quindi non mi interessa. Ah, ecco. Sembra che in questo modo non possiamo raggiungere il primo piano. Il mio tutor di Valletta mi dice che dove dovremmo essere. Per disarmare le scale basta premere qui. Questo, quest'altro è... Eureka! O è Eureka, non lo so come si pronuncia di preciso. So che era Eureka. Che significa ho trovato. Un momento, falso allarme. Bravo, Pierre. Quanto sei intelligente. Ah! Ma guarda come corre, come cerca di acchiapparmi. Beh, ricarico tanto per... Non mi ricordo se le chiavi stavano qui dentro, a dire il vero, perché me le fa controllare. Non so, boh. Intanto io ci provo a premere, poi se va, va, se non va, non va. Non c'è neanche nulla, ok. Mentre qui... Esfera media. Esfera media. E siamo sopra, a questo punto... Ah, qui è bloccato. Gelo neanche ci prova a inseguire. No, quello non era Gelo. O era Gelo? Non mi ricordo se era... Non me l'ho visto bene se era blu o rosso. Quello blu è Gelo, quello rosso è... Vulcan qualcosa. Passiamo sotto la mano per evitare... Oh, Fratosto! Ma questo che gira, dai! Gira come... Il fascio di luce. Cioè, per non sprecare tempo col fascio di luce hanno fatto... Dai! Cos'è? Ma cosa è l'opera d'arte? Ma questo apri! Oh, colpi nascosti! Quant'è che lo cercavo? A questo punto dobbiamo sempre da qui andare qui sotto... Traspec, aiuto! Si blocca tutto stranamente quando c'è un dialogo. Quello continua a correre imperterrito. Dovrebbe venire trasportato con me, ma no, perché siamo più furbi. Eccola qua, guarda, una chiave. Deve essere la chiave del cavo, riportiamola a Pierre. Sì, andiamo. Sì, però se mi risattivate tutti quanti gli allarmi io sono molto più contento. Invece no, Andralink, te la prendi in saccoccia. Devi rifare tutte quanti i traspec. Te la prendi in saccoccia, te la prendi in tasca. Pierre, ho trovato la chiave. Eccoci qua, Pierre, ho trovato la chiave. Ehi, Nate, sono riuscito a disarmare l'intero sistema di sicurezza.
Papam. Hai trovato la chiave del cavo? Forse è questa qui? Sì, senza alcun dubbio. Ci dovrebbe essere scritto. Ma... andiamo. Hai usato la chiave di sicurezza. Aspettate però, aspettate. Fatemi dare l'esfera media. Chi è più vicino al 30? Mancano un po' tutti, mancano. Diamo la soma. Bella però l'armatura. Sembra proprio che possa alzarsi e muoversi da un momento all'altro. Che strano, sento un'aura provenire da quell'armatura, ma... un momento, non vedo l'armatura in sé. Da dove viene allora? Forse ci sono degli ingranaggi qui da qualche parte. Il topo è lo yokai. L'armatura si è mossa! Oh, tieniti forte, Nate! Ora, il bello di Phantasmurai è che lui può avere due spade. Bello però come yokai, mi piace un sacco Phantasmurai. E iniziamo allora. Bisogna colpirgli il centro per far apparire il topo. Se no, se noi colpiamo tutto, possiamo colpire anche la spada, se non diamo il bersaglio. E la spada praticamente sarebbe il punto che rompendogli la spada lui non può fare certi attacchi. Oh mio Dio, però Neko-chan, stai un po' bassino, zio, eh. Ah, un incanto minore, un incanto minore, nulla di che. Ora io faccio stuzzica... com'era che si chiamava? Stuzzica punta. Stuzzica punta, attacca tutto e c'è la possibilità che io gli rompa la spada. Però guarda un po' chi c'è. Il topino! Il topino piccolino. Beh, intanto con lui aumento la velocità, se non posso, perché non posso fare altro comunque sia con lui. Purtroppo lui perde l'energy max che attacca e guadagna un energy max che... che aumenta la velocità. Non capisco il perché di questa scelta alquanto bizzarra, se devo essere sincero. Intanto ricarico i miei yokai, ricarico. Ragazzi, molto buono, molto buono, devo ammettere. Devo ammettere davvero molto buono, stiamo andando molto bene. Guarda, di poco ragazzi, di poco. Davvero di poco. Davvero di poco, stiamo quasi per andare a vincere con un attacco solo, eh. Ecco, a me questo è quello che mi preoccupa. A me è questo quello che mi preoccupa, taglio maledetto. Niente, ho resistito. Vedete che a questo punto, ragazzi, è fatta. È fatta. Per fortuna sono resistito all'Energy Max, per fortuna. Attacca del topo, dannazione. Dai, su. Andato, mamma mia. Per fortuna ho resistito all'Energy Max. Wow, 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 wow.
Dovrò allenarmi ancora di più per Squalantula. E anche per Dottor Franco dovrò allenarmi un bel po' di più. Più che altro per la difesa degli yokai. Topo? Ah sì, il topo era un yokai allora. Non mi ricordavo affatto che fosse uno yokai. Però le conclusioni erano traibili facilmente. Esiste traibili? È una parola, ma a Scrabble non vale. Scrabble è il gioco tipo Scarabeo sarebbe, il nostro Scarabeo. Beh, mister risolto, c'era qualcosa che non tornava. Così il topo che abitava l'armatura la faceva sembrare animata. Che delusione! Bene, ora che la logica surge la storia soprannaturale, posso andare a casa. Dovremmo riuscire a filarcela tranquillamente senza farci notare. C'è da dire che Pier se l'è affilata alla velocità della luce. Mi chiedo perché non gli interessi come siamo finiti qui dentro. Lo troverebbe più interessante di un ammasso di ferragli a movimento. Non stava parlando di un tunnel o qualcosa del genere? Non ricordo. Ora andiamo a dire a Traspec che abbiamo risolto il suo problema, yokai. Sì! Non so come ringraziare per aver scacciato quel fastidiosissimo topo. Ora posso dormire profondamente come facevo prima. Notte dopo notte, quel topo terribile mi avrebbe rosicchiato la faccia. Ok, non c'è bisogno di aggiungere altro. Visto il modo in cui si è data a gambe, non credo che tornerà mai più qui. Per fortuna l'abbiamo fermato prima che sgranocchiasse l'intero museo. Credetemi, non vi ringrazierò mai abbastanza. Non sarà una ricompensa adeguata, ma chiamatemi quando vi servirà aiuto. No, non mi piace la voce sua. Più bella quella che faccio io. Gli amici... quelli che diventano automaticamente amici di yokai dovrebbero essere finiti a questo punto, se non ricordo male. Ok, quando troverò un Traspec che gli parlerò, così potrò spostarmi più facilmente. Io direi che... abbiamo finito con gli yokai da reclutare e con le monete da poter usare alla slot Kai. Purtroppo è andata male. Purtroppo è andata male. Bene, cugini, l'episodio finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter ed anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.